adesso. Guarda quanti bellissimi frutti. Mi piacerebbe assaggiarne uno. No, Eva, no! Cosa succede? Dio, perdonami. Perdonarti di cosa, Adamo? Che cosa hai fatto? Non per quello che ho fatto, ma per quello che non ho fatto. Non ti ho avvertito di quest'albero e dei suoi frutti. Dio ha voluto che ci fosse una sola regola in questo giardino. Non potremo mai mangiare alcun frutto di quest'albero. Questo è l'albero della conoscenza, del bene e del male. E se disobbediamo a Dio e ne mangeremo uno, noi moriremo. Oh, scusami se ti ho spaventata. Dov'è Adamo? Lui è andato a coltivare gli alberi d'olivo. Oh, tutti i tuoi bei frutti sono ammaccati adesso. Vieni, ti porterò l'albero più delizioso del giardino. Così farai una sorpresa ad Adamo. Dici davvero? Sì, vieni. Va bene, verrò. Eccolo. Ma questo è l'unico albero del giardino che non possiamo toccare. Questo è il frutto proibito. Sul serio? Dio vi ha detto, non mangiate i frutti di tutti gli alberi del giardino. Si è sbagliato. Possiamo mangiare i frutti di qualsiasi albero dell'Eden, tranne quello al centro del giardino. E Dio ci ha persino proibito di toccarlo o di mangiarlo, il frutto di quest'albero. Perché se lo facessimo, noi moriremmo. Se tu credi a queste stupidaggini... Ma no, che non morirete. Ma... Dio sa che qualora ne mangiaste un frutto, i vostri occhi si aprirebbero e tu e Adamo diventereste come Dio e avreste la conoscenza del bene e del male. Ciao, piccolo amico, vieni, andiamo a cercare Eva. Su, coraggio, assaggialo, prova tu stessa. Ma Adamo... Sarà contento. Lo renderai saggio, un dio. E tu diventerai la sua dea. Visto? L'hai toccato e non è accaduto niente. Ora assaggialo. C'è qualcosa che non va. Oh, ha un sapore straordinario. Adamo sarà così contento. Cosa? Contento di che? Di questo frutto. Assaggialo. Ti piacerà. Beh, dall'aspetto sembra buono. Niente fu più perfetto in paradiso. Eva, sta accadendo qualcosa. Sento che c'è qualcosa che non va. Sento... Sì, anch'io mi sento strana, come nuda. È vero, anch'io. Oh, il frutto. Abbiamo mangiato il frutto proibito. Presto, dobbiamo subito nasconderci. Ma quando giunse il calar della notte sentirono la presenza di Dio muoversi tra gli alberi. Adamo ed Eva si nascosero per paura di quello che avevano fatto. Adamo, dove sei? Ho sentito la tua voce, ma ho avuto paura perché ero nudo, così mi sono nascosto. Chi ti ha detto che eri nudo? Hai forse mangiato il frutto dell'albero proibito? È stata la donna che mi hai dato per compagna. Mi ha offerto il frutto di quell'albero e io l'ho mangiato. Donna, perché hai fatto questo? Il serpente mi ha ingannata. E io l'ho mangiato. Serpente! Tu sarai maledetto fra tutti gli animali e tutte le bestie della campagna.
striscerai sul tuo ventre e mangerai la polvere per tutti i giorni della tua vita. La donna sarà tua nemica e i suoi figli nemici dei tuoi figli. Vai, Adamo. Vai, Eva. Andate via dal giardino dell'Eden, via da questo giardino per sempre. Per tutta la vita coltiverete la terra per sfamarvi e col sudore della fronte vi guadagnerete il vostro pane finché non tornerete alla terra, poiché polvere siete e polvere ritornerete.